Radio News 24 On Air. Ben trovati amici di On Air su Radio News 24, io sono Giancarlo. Oggi abbiamo in collegamento con noi a tenerci compagnia e raccontarci una bella storia. Abbiamo Marina Ciampelli che salutiamo. Ciao Marina e ben trovata su On Air. Ciao, ciao a tutti, grazie. Ciao Marina, ben trovata e grazie a te di aver accettato il nostro invito e per parlare tra l'altro di un argomento molto molto interessante. Parliamo di mindfulness, ma innanzitutto parliamo prima di te, del tuo percorso. Tu sei naturalmente psichiatra, psicoterapeuta, quindi hai svolto proprio tutto un percorso di studi molto importante. E da dove è partito tutto? Già da ragazza, da piccolina, diciamo, anche quando andavi a scuola dimostravi Ok, va bene. Allora raccontaci proprio come è cominciato il tutto. Ma guarda, allora, diciamo che ci sono state tante cose che ho voluto fare nella mia vita prima di arrivare veramente a iscrivermi a medicina. Poi si sa, magari un po' di influenze in famiglia, mio padre era medico, certe aspettative, certe attese mi hanno portato a un certo punto a dire ok, faccio medicina, no? Una scelta direi proprio consapevole. Poi nel momento in cui invece mi sono ritrovata nel percorso di medicina, che è un percorso effettivamente molto impegnativo, poi io mi sono laureata 20 anni fa, per cui era veramente molto impegnativo, lì ho 20 cominciato… 20 anni fa? Che è una bambina quando ti sei laureata? No, ti assicuro, regolare, normale, non ho fatto niente. Mi piace questo complimento, diciamo… Vuole sempre, ci sta sempre benissimo, grazie. Ci sta sempre bene. E mentre appunto studiavo medicina, alla fine ho cominciato a sentire qualcosa che mi appassionava della mente, del funzionamento mentale, del sapere com'è che le persone si comportano in un certo modo, e quindi mi sono avvicinata alla psichiatria. Mi sono specializzata in psichiatria e poi sempre di più invece ho sentito la voglia di approfondire il rapporto più, diciamo, esteso, completo, e quindi sono diventata psicoterapeuta cognitivo comportamentale, e questo significa che il mio rapporto con le persone è anche molto incentrato proprio sulla presenza, sul dialogo, su una interconnessione. E poi è arrivata la mindfulness, ma dopo altri 10 anni, perché diciamo la sto praticando da 10 anni, e sono diventata insegnante. Sì, insegnante di mindfulness MBSR. Devo dire che in Italia non sono una delle più anziane, ma insomma poco ci manca, perché la mindfulness è arrivata in Italia veramente da pochi anni, proprio come ondata di popolarità. È vero, infatti non mi aspettavo che la praticassi già da 10 anni, perché insomma in Italia è veramente da molto poco che se ne parla. Sì, esatto. Quindi tu l'hai conosciuta proprio in anticipo su tutti gli altri, insomma. E l'ho conosciuta proprio in ambiente medico, perché ero proprio classicamente a un congresso di medicina e c'è stato questo argomento di cui non avevo mai sentito parlare. Sono andata a sentire questo seminario, questo workshop, e di lì proprio qualcosa ha fatto breccia dentro di me e mi ha affascinato. E da lì ho cominciato il mio percorso di formazione, sono diventata insegnante di mindfulness MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Ah, che bello. E come si diventa insegnante? Cioè, che percorso si fa? Dove si studia mindfulness? Allora, diciamo che ci sono varie scuole che formano per diventare insegnanti. Quella, vorrei dire, ufficiale in Italia è a Padova, è la Scuola Italiana Mindfulness. Io mi sono formata anche lì, ho fatto anche altre formazioni prima, ed è un percorso che è abbastanza lungo, diciamo che minimo un anno, però anche 3, 4, 5 anni, non si finisce mai, come sempre. Certo. Perché... Una curiosità, ma bisogna per diventare un insegnante di mindfulness, bisogna venire comunque da degli studi di psicologia, di psichiatria? No, assolutamente. No. Si può diventare insegnante di mindfulness da qualsiasi formazione precedente. Perché il padre della mindfulness non era neppure un medico, era un biologo molecolare che nel 79 ideò questo programma MBSR per la riduzione dello stress, semplicemente perché aveva una sua grandissima passione per le pratiche contemplative, quindi le pratiche di meditazione, mettendo insieme le pratiche contemplative con le informazioni derivanti dalle neuroscienze, quindi quello che della meditazione fa bene proprio a livello del cervello, della struttura cerebrale.
che bello. È sicuramente una disciplina molto molto affascinante. Parlacene brevemente, perché purtroppo sai che non abbiamo tantissimo tempo e c'è anche un'altra domanda che poi io voglio farti anche dell'applicazione della mindfulness. Ma prima parlaci anche proprio in generale della mindfulness, cos'è, come funziona e quali sono i benefici che si ottengono. Ecco. Anche perché se ne sente tanto parlare, però poi ci possono essere anche delle idee molto vaghe. Mindfulness, innanzitutto, è proprio una qualità dell'essere presenti a noi stessi e alla nostra esperienza. Perché la definizione, proprio quella ufficiale, sarebbe che è una qualità di consapevolezza che emerge quando noi cominciamo a prestare attenzione alla nostra esperienza personale, fisica, emotiva, cognitiva, in maniera intenzionale e non giudicante. Intenzionale perché la nostra mente tende a vagare, a perdersi nei pensieri, e quindi noi intenzionalmente, per sentire la nostra esperienza qui e ora, dobbiamo fare proprio questo movimento di riportare l'attenzione. Non giudicante è quella qualità di gentilezza, apertura, che ci permette di stare insieme anche a quella parte che sentiamo negativa della nostra esperienza, che vorremmo eliminare, ma che invece cerchiamo di accogliere. Queste due qualità, strutturate in un percorso che è appunto chiamato MBSR, che è un percorso in 8 settimane fatto in gruppo, aiuta proprio a cambiare la relazione con noi stessi, con le nostre difficoltà, a renderci più accoglienti, gentili, più capaci di non reagire in maniera automatica, perché il cambiamento che avviene attraverso la regolarità della pratica fa sì che il nostro cervello strutturi realmente delle vie alternative in cui noi possiamo scegliere consapevolmente, invece che agire come se avessimo un pilota automatico inserito sotto stress, magari reagire con rabbia, con depressione, con ansia. Invece impariamo a sentirci, esserci e quindi scegliere. Che bello, è bellissima questa disciplina, davvero. Poi a me mi affascina tantissimo appunto questo punto del non giudicante, è una cosa che mi piace, mi affascina tantissimo. Credo che sia tra l'altro anche la base proprio della disciplina. Che bello. E i suoi benefici ci sono in tanti campi, insomma. In particolare parliamo dei benefici anche, sulla fertilità, giusto Marina? Esatto. Allora, sulla fertilità è un campo molto particolare, perché appunto diciamo che i percorsi basati sulla mindfulness aiutano nel complesso a riportare un benessere in generale. Quello sulla fertilità è nato da un mio percorso personale. Nel momento in cui già ero un'insegnante di mindfulness, io stessa nella mia ricerca di maternità ho avuto delle difficoltà. Sono stata in un periodo in cui la mia fertilità evidentemente non era così brillante, e allora ho approfondito l'argomento e ho scoperto che nel resto, intanto dell'Europa ma del mondo, c'erano già dei percorsi basati sulla mindfulness che promuovevano la fertilità, e quindi ho messo insieme queste cose, la mia passione e il mio problema. Ne è venuto fuori un libro che io ho scritto, che si intitola Volere un figlio, il programma Mindfulness per la fertilità, e questo libro è in sostanza un manuale di autoaiuto che si basa sul programma che io offro alle ragazze che hanno questi problemi di fertilità, un programma in 4 o 8 settimane in cui insegno loro ancora nuovamente appunto la mindfulness come mezzo per riconnettersi al proprio corpo e quindi ai propri bisogni, e questo le aiuta a ritrovare un benessere assolutamente perso in condizioni di infertilità, perché bisogna anche pensare che il desiderio di maternità è uno degli istinti più potenti a livello umano, e quindi vederselo negato scatena tutta una serie di vissuti emotivi e cognitivi intensi, spesso drammatici. E purtroppo le donne, nella mia esperienza, poi seguendole negli anni, ho potuto verificare che non hanno un grandissimo spazio di ascolto e di comprensione per il loro vissuto. E allora questo percorso basato sulla mindfulness per la fertilità, che io ho strutturato e credo sia praticamente l'unico in Italia, le aiuta a riconnettersi al corpo, a ritrovare benessere, a interrompere quella spirale di circolo vizioso per cui l'infertilità genera stress e lo stress a sua volta determina o contribuisce a determinare infertilità. Il circolo vizioso, riescono a interromperlo e a ritrovare quindi una forma di ascolto di sé, gentile,
comprensivo, non più il corpo come mezzo per ottenere un figlio che, come sappiamo, poi diventa una macchina, o funziona o non funziona, certo, con altri vissuti di inadeguatezza, no? E quindi queste ragazze sì, partecipano e trovano grande sollievo in questo percorso. Che bello, Marina, davvero tanti, tanti complimenti. Poi hai usato molto spesso la parola gentile, che è, la gentilezza è una delle cose a cui io più ci tengo, anche nel mio lavoro, anche quando dirigo dei gruppi, insomma, punto molto proprio sulla gentilezza, no? E tu, ho visto che l'hai nominata diverse volte. E sono molto contenta anche che tu appunto la possa usare in un ambiente che ora io non lo conosco, appunto, della radio, però trovo che veramente sia alla base di qualsiasi tipo di relazione umana, che sia professionale, extraprofessionale, e relazione verso noi stessi, è molto curativa. È vero, assolutamente. Marina, sarei qui ancora a parlarne tantissimo, anche perché tra l'altro sei bravissima, hai una preparazione davvero notevole, ti faccio veramente tanti, tanti complimenti, perché grazie. Si vede, e tra l'altro anche che lo fai con una passione smisurata, veramente ci credi tantissimo e ci metti tantissimo cuore in questa tua attività, e questo è davvero molto bello. Purtroppo però il tempo è limitato, e allora a questo punto dobbiamo ricordare i contatti di Marina, perché così le persone hanno la possibilità di mettersi in comunicazione con te e avere ancora maggiori informazioni su questo veramente speciale, interessantissimo argomento che ci ha portato, che è la mindfulness, appunto. E, allora, ricordiamo il sito e anche l'indirizzo del tuo studio, Marina, innanzitutto. Allora, il sito è www.mindfulnessfirenze.it, tutto attaccato. E lo studio è a Firenze, in via Arnolfo 21, che per chi è fiorentino è nella zona di Piazza Beccaria. Ah, quindi proprio al centro? Abbastanza, no, non è proprio in centro, è tutta nell'area fuori. Okay. No, è comodo. Ok, ok, perfetto. Tra l'altro Firenze è anche, tra l'altro, una bellissima città. Va bene, e poi ricordiamo anche i contatti social di Marina, la pagina Facebook Mindfulness Firenze, e poi naturalmente anche la pagina Instagram Centro_Mindfulness_Firenze, e poi abbiamo anche il canale YouTube, giusto, Marina? Esatto, esatto. E cosa troviamo sul canale YouTube? Che allora, è Centro Mindfulness Firenze. Esattamente, allora quello è la parte più in costruzione di tutte, però ci sono dei video di meditazione, per cui se volete anche praticare andate e provate, se volete fare qualche pratica di mindfulness. E, altre pratiche di mindfulness, visto che noi i gruppi naturalmente li facciamo, sia quelli per la fertilità che quelli per la riduzione dello stress, li facciamo anche su Zoom, naturalmente in questo periodo non si può fare altro, certo. Però facciamo anche degli incontri gratuiti di meditazione tutti i mercoledì, e se volete partecipare può farlo anche chi non ha mai fatto prima pratica di mindfulness, basta scrivere un'email a mindfulnessfirenze@gmail.com. Ok, quindi contattandoti anche a uno degli strumenti che abbiamo dato adesso, no? E quindi la pagina Facebook e Instagram, o anche il sito. Benissimo, Marina, è stato davvero un gran piacere parlare con te. Ripeto, starei ancora almeno un'altra mezz'oretta a chiederti cose belle sulla mindfulness, ma rimandiamo appunto tutti i nostri ascoltatori a contattarti a più presto per avere ancora più informazioni. Grazie. Intanto, un grande piacere per me. Grazie Marina, intanto noi ti salutiamo con un grande abbraccio e anche un forte in bocca al lupo per il futuro. Crepi, grazie mille, ciao a tutti. Ciao Marina, a presto, ciao. Ciao. Amici di On Air, restate ancora con noi, perché dopo quella di Marina abbiamo ancora altre storie da ascoltare, sempre qui su Radio News 24. A più tardi.